Con noi il direttore sportivo della formazione ionica Ruggiano. Buonasera direttore, ben trovato, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E dunque, ovviamente una sconfitta che non toglie niente all'ottimo percorso che la Juvenilia sta facendo fino a oggi. Ecco, cosa resta a voi della prestazione, della giornata vissuta oggi? Beh, resta un po', come diceva prima il collega, che abbiamo trovato una squadra molto compatta, una squadra aggressiva, abbiamo trovato un clima molto caldo e noi eravamo preparata su alcuni aspetti di ripartenze. Abbiamo avuto pure la palla del pareggio, più di una, e purtroppo rimane questo rammarico, però è stata una partita molto bella, molto combattuta e... Sì, come diceva il collega, loro meritano qualcosina in più. Ecco, adesso dopo questa trasferta ce ne sarà un'altra, lo Scandale che è stata forse una delle squadre più colpite dal Covid, infatti deve pure recuperare due partite. Quali insidie e come si fa a ripartire subito, anche perché credo che ve la vorrete battere fino in fondo questa presenza nei playoff? Sì, indubbiamente, guardi, per noi mercoledì, il recupero di mercoledì è come una finale, perché ormai siamo lì, vogliamo combattere fino alla fine, perché per noi è un sogno che Roseto spera e attualmente merita anche questa splendida società, quindi faremo in modo che saremo sempre sul pezzo, ma soprattutto per lo splendido lavoro che sta facendo il mister, i ragazzi e tutto il componente dello staff. Vogliamo rimanere là, insomma, dai. E quindi, come ti ripeto, per noi mercoledì è una finale. Bene, direttore, grazie per essere stato con noi e una buona serata.